Ciao, sono l'autore di questo libro, L'anima in mutande, sono Claudio Daudino. Claudio, quando hai capito di avere il dono della scrittura? Raccontacelo. Notte. Diciamo che è più che altro l'insonnia. Ma insonnia non come necessariamente malessere, ma anche come diciamo anche opportunità di collegamento con quello che è l'attività onirica, il sogno. E anche i pensieri che ti assalgono di notte, perché diciamo che tutta anche l'opera, ma anche quella successiva, che si chiama, diciamo, giusto per avere un flash, Che giornata stanotte, che è invece una silloge poetica, e si basa su quello che è effettivamente poi l'inconscio. E dico, tra le righe, io sto lavorando proprio su una, stiamo lavorando musicalmente anche a questo, attraverso con un trio e un'attrice, su uno spettacolo che si chiama L'altro, che non è altro che un'evocazione dell'inconscio. L'altro sarebbe l'inconscio, e abbiamo scelto una poesia, poesie notturne, sono anche poesie d'amore, eccetera, però che partono, tutto parte da questa anima in mutande, che effettivamente ha un titolo che qualcuno ha trovato poco romantico o poco delicato, ma in realtà è una focalizzazione di una situazione di nudità, però comoda, cioè se siamo troppo nudi non ci confrontiamo con gli altri. Invece, se esistono delle mutande intese come un sinonimo di comodità, e allora la mutanda effettivamente significa libertà, quindi capacità di confronto, capacità di mettersi in gioco in qualche modo, di confrontarsi. Ecco perché questo titolo è un po' anomalo, Particolare. particolare. Chi scrive in genere legge anche tanto. Chi sono i tuoi maestri, i tuoi autori preferiti? Autori ce ne sono tanti, però io sono molto meno lettore di tanti altri, cioè non nel senso che non ho letto, che non mi piace leggere assolutamente, anzi, perché quello è il must, dovrebbe essere fatto sempre e comunque. Però ritengo che il mio punto di forza sta nel fatto che io non ho mai copiato né un aforisma né una poesia, sgorgano esattamente forse da questo l'altro, da questo inconscio, o dalla necessità di scrivere. In effetti la mia forza è che se io in qualsiasi momento mi fermo a scrivere, vengono delle cose che poi in genere piacciono, cioè, o perlomeno che riescono a collimare con quelle che sono anche il sentire degli altri. E quindi questo è il punto di forza. Poi sulla lettura, cioè, potremmo parlare di poeti, scrittori, eccetera, comunque sicuramente la poesia contemporanea è quella che mi piace, ma più che altro questa scrittura non deriva da altre letture, che ci sono comunque a prescindere, ma deriva più da un'esigenza interiore, per certi versi esistenziale, ontologica, e poi è molto collegata anche a un periodo politico, che non è tanto per essere politico da un punto di vista, diciamo, di parte, o che parla male di chi sta all'opposto, ma è l'era ideologica, che in pratica è stata quella degli anni 70, quando effettivamente, adesso poi questa è ancora più forte, no? Si sente ancora più forte come esigenza, perché in realtà, se andiamo a vedere, fra la pandemia che ha portato all'isolamento, e invece lì si parlava dello stare insieme, del confronto, autocoscienza. Quindi diciamo che il periodo mio non è stato il 68, ma è stato il 77, che è stato un periodo molto fecondo sotto l'aspetto dell'ideologia e anche del sociale. Chi o cosa ha ispirato la scrittura e poi la pubblicazione dell'Anime Mutande? Mi sono posto un obiettivo. L'esigenza è nata sugli aforismi, perché gli aforismi mi consentivano di dire il modo di pensare, cioè le cose che effettivamente desideravo esprimere. E poi ci sono dei temi che sono principalmente al di là, appunto, a parte l'inconscio e quindi il sogno,
anche questa notte che si antepone a un'omologazione del giorno, quindi a quello che è effettivamente poi gli automatismi, le geometrie del giorno, si antepone invece poi la vera essenza della persona che esplode nella notte, solo che abbiamo un problema. Anche se è possibile ricordare, i sogni si possono ricordare, ma i sogni si devono ricordare un po' come dice Jung, no? E praticamente rendi conscio l'inconscio, oppure praticamente sarà lui a governare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Quindi Jung, che è stato discepolo di Freud, anche se molto, diciamo, in antitesi, e per me è geniale questa cosa, che effettivamente lui dice addirittura di ricercare nell'inconscio qualcosa di nostro, perché cosa si dice? Che cioè quello che è poi l'ego è un finto essere, cioè diciamo da parte della persona, e che la realtà sta molto nell'inconscio, che anche se viene rappresentato come un bambino che è incontrollabile. Infatti io ho fatto anche una poesia, ripeto, ci sarà questo spettacolo, speriamo, Sì, appena finisce questa speriamo. pandemia, misto tra jazz e poesia. Grazie. Molto bello. E il libro tocca temi universali come l'amicizia e l'amore. Alcuni aforismi parlano anche di emozioni che vengono condizionate anche dai social. Voglio chiederti qual è il tuo rapporto personale con i social? Con il social, Con il oppure social. con il social ho fatto addirittura un ebook, che naturalmente tutti i miei titoli sono strani, perché Che giornata stanotte è un ossimoro, ossimoro, come si voglia, l'ebook, cioè esiste proprio una... è riflettere senza specchio, sono tutti giochi di parole in pratica. E lì effettivamente anche in questo rapporto col social, effettivamente è venuto fuori quello che è in realtà, come dire, tutto il malessere che viene fuori da questo isolamento. Cioè in realtà io sono una persona estremamente socievole, che ama il sociale, e che poi la pandemia, non ne parliamo, ma in generale non è solo la pandemia, ma anche la fine di un'era ideologica che ha portato più all'individualismo che a un fatto del confronto. Infatti anche l'altro, a parte significare, simbolizzare l'inconscio, l'altro significa l'altro, cioè scoprire l'altro, ascoltare l'altro, che diciamo è una forma di educazione sociale, mentale, psicologica che noi abbiamo avuto negli anni del 77, dove c'erano le speranze, le ideologie, e oggi si fatica un po' a recuperare questo. Però io non mi rassegno, quindi chiaramente quanto me lo scrivo, cioè denuncio tra virgolette a modo mio. Claudio, tu ti definisci un'anima jazz e dedichi anche una parte del libro che si chiama Arte Jazz e Trasgressioni. Perché prediligi questo genere? Che cosa ti trasmette? Perché è libero. È l'unico genere dove effettivamente nasce intanto l'interplay. Addirittura io utilizzo una metafora del suonare il jazz come dei compagni che viaggiano in macchina e a turno guidano tutti. Perché se ci fai caso, materialmente ognuno fa degli assoli nel jazz, cioè anche la batteria ha un ruolo diverso. Io sono batterista, quindi non è la batteria dell'accompagnamento, ma esprime, a parte il fatto che se la batteria è accordata può essere melodica, perché puoi fare melodia, io non sono solo quella, quindi naturalmente amo moltissimo anche la ricerca in questo senso. E tra le altre cose ritengo che è un genere che mette, quindi bilancia i ruoli dei componenti del gruppo, e esprime una particolare libertà, quindi esprime libertà, poi è esistito un po' di tutto, e anche se effettivamente non è una musica, è una musica colta, ha molti collegamenti con la musica classica che andrebbe ascoltata. E tra l'altro è una musica che però, se effettivamente non affini l'orecchio, dopo 5 minuti, dice, è un po' come dice albanese, no? Dice, un jazz 5 minuti Sì. dopo. Quindi bisogna allenarla un po', anche perché
è un capitolo molto ampio, non è semplicemente, quindi si parte da New Orleans, ma poi si arriva alla jazz contemporaneo, quindi è da studiare, da approfondire anche questo. A chi dedichi questo libro? Ma diciamo, non ho fatto una dedica specifica, questo tra l'altro è un libro non proprio recente, perché è un libro che è del 2013, però probabilmente agli spiriti liberi, cioè alle persone che hanno la necessità non solo di riconquistare la libertà, ma anche di ritrovare forse un'identità un po' che si perde, che il giorno, ecco, diciamo che il giorno fa un po' smarrire, no? Negli automatismi, nell'essere omologa, nell'omologazione. Ecco, usciamo dal piattume, ricerchiamo l'individualità, non l'individualismo, per orientarci poi effettivamente a quello che può essere una nuova aggregazione, speriamo anche una nuova ideologia, un nuovo mondo. Questo è anche, cioè, da augurabile per me, diciamo relativamente, ma mia figlia, per esempio, ha 22 anni, per un mondo nuovo che si è per. Parliamo anche sul caso Certo. tuo di un piccolo pupetto, cioè è questo, dobbiamo pensare al futuro ed è obbligatorio che lo facciamo con coscienza. Claudio, ti ringrazio per essere stato qui con noi. Se Grazie vi è piaciuta questa puntata, vi invitiamo a commentare, condividere e continuate a seguirci. A presto.